Salve a tutti, questa lezione è di preparazione all'esame di maturità, in particolare sulle domande che possono essere effettuate dal professore di matematica sul calcolo differenziale. Allora, bisogna prima di tutto dare, cioè una domanda che capita spesso, che io e i miei colleghi facciamo spesso, è la definizione di derivata. Quindi, cos'è una derivata? Allora, sicuramente voi avete studiato il rapporto incrementale, quindi bisogna dire derivata. Per rispondere a questa domanda bisogna definire il rapporto incrementale, che ovviamente è un rapporto, una frazione, tra che? Tra la funzione in un punto x meno la funzione del punto x con 0 fratto x meno x con 0. Dove x non è nient'altro che x con 0 più h. Vediamolo graficamente. Io ho la mia funzione. Qui ho il mio valore x. Qui ho il mio valore, scusate, questo è x con 0, qui ho il mio valore x. Questo intervallo è h. Questo intervallo è qui. Quindi x con 0 più h è proprio x. Questo è il valore della mia funzione in x con 0 e questo è il valore della mia funzione in x. Quindi abbiamo anche capito che l'incremento h è x meno x con 0. Adesso si fa un limite e si calcola questo limite per h tendente a 0, cioè che significa che si vede che cosa sta accadendo se io la mia x l'avvicino sempre di più alla x con 0, cioè ingrandisco, io mi sto avvicinando sempre di più, metto in questo punto, poi in questo punto, poi in questo punto, in un punto infinitesimale molto vicino alla mia x con 0 e voglio vedere cosa accade alla mia funzione? Quindi, quanto vale la mia funzione in x con 0 più h meno quanto vale la mia funzione tutto fratto h, che è il rapporto incrementale, x meno x con 0 è proprio h. Ovviamente questo è f di x con 0 più h, questo qui f di x0 più h, questo è f di x con 0, la loro differenza che trovo al numeratore è questa, in questo caso, e l'incremento è questo, quindi io sto andando a dividere questa quantità diviso questa. È ovvio che se questa quantità è positiva, la funzione è crescente, perché f di x meno f di x con 0 è un numero maggiore di 0. E quindi diciamo che la derivata è un concetto anche molto importante nello studio di funzioni. Quindi, al tendere di h a 0, si ottiene la derivata di f con x e si chiama f' di x. Geometricamente, che cos'è la derivata? È il coefficiente angolare della retta tangente al grafico della funzione fx nel punto x con 0, cioè questa funzione avrà una retta tangente a questo punto, tale per cui questa retta perpendicolare potremmo disegnarla così la tangente, non l'ho messa proprio attaccata. Diciamo che l'inclinazione
della funzione in questo punto e della retta è la stessa. Allora, quando è che una funzione è derivabile? Basta che il rapporto incrementale di f relativo al punto x con 0 è convergente in x con 0 e quindi il limite deve esistere e deve essere finito. Quindi limite di h che tende a 0 di f con x con 0 più h meno f di x fratto h è uguale, che ne so, k, un numero finito e convergente. Poi la derivata di f in x con 0 si può anche scrivere in determinati modi, quindi f' di x con 0 df x con 0 df di x con 0 dx, oppure quello che abbiamo appena scritto qua sopra. Poi ci sono dei teoremi relativi alla altri teoremi affinché una funzione sia definita in un intervallo I e si possono trovare la derivata sinistra e la derivata destra. Allora, che cos'è la derivata sinistra? È il limite di x che tende a x con 0 meno, quindi da sinistra, di f di x meno f di x con 0, tutto fratto x meno x con 0. La derivata destra è x che tende a x con 0 più, quindi sto venendo da destra, quindi x vale leggermente più di x con 0, di f di x meno f di x con 0, tutto fratto x meno x con 0. La funzione risulta derivabile in x con 0 se f' di x con 0, f', mettiamoci qua almeno, deve essere uguale a f' di x con 0 più, ossia la derivata in questo intorno, in questo intervallo di x con 0, che ovviamente x con 0 appartiene all'intervallo I. E il limite sinistro e il limite destro coincidono. Quindi la derivata, se rispettivamente la derivata sinistra e la derivata destra di f in x con 0 sono diverse, allora la funzione f non è derivabile in x con 0. Poi, questa è la derivabilità in un punto. La derivabilità si può estendere, quindi la derivabilità di una funzione f si può estendere in un intervallo I se f è derivabile in ogni punto di I. In tal caso la funzione è derivata in cui la mia variabile x appartiene a I ha un f' di x, che ad ogni x associa la derivata della funzione in x. E questo si chiama derivata della funzione f nell'intervallo i e si può denotare con questa simbologia. F' di x è df di x. Viceversa, se il limite di x che tende a x con 0 di f di x meno f di x con 0 fratto x meno x con 0 è più o meno infinito, quindi divergente, la funzione f con x ha in x con 0 derivata infinita. Se tale limite, abbiamo detto, è k e appartiene a numeri di reali, quindi è finito, allora si dice che f di x ha una derivata finita. Poi, cos'altro dire? Ci sono tante proprietà relative alle derivate.
ci sono delle proprietà relative alle derivate composte, quindi la somma di funzioni, differenza di funzioni, prodotto di una funzione per una costante, prodotto tra due funzioni, rapporto tra due funzioni. E poi ci sono delle derivate elementari. Io direi che conviene intanto fare questo video, perché non mi voglio dilungare troppo, ed eventualmente poi il calcolo della derivata delle funzioni composte elementari lo affronteremo in un'altra lezione. Vi ringrazio, se il video vi è piaciuto mettete mi piace, condividetelo, seguitemi, iscrivetevi, attivate la campanella e io vi aggiornerò sempre con nuovi video. Vi ringrazio veramente e vi auguro una buona giornata.